Buongiorno e ben ritrovati sull'Infor Universe. Oggi parliamo di allineamenti planetari, ma non allineamenti qualsiasi, bensì il mega super perfetto assoluto allineamento di tutti quanti i pianeti del Sistema Solare in maniera ordinata in fila di 3 col resto di 2. E vedremo se tutti questi allineamenti significano o meno qualcosa per la vita sulla Terra. Di solito, quando sentiamo parlare di un allineamento perfetto di tutti quanti i pianeti, ne sentiamo parlare in ambito, per esempio, astrologico, in cui se ne sente parlare per motivi astrali che influenzano la Terra e che di solito comportano cose come oggi incontrerai qualcuno di speciale. Oppure se ne sente parlare in teorie sulla fine del mondo, sulla distruzione della Terra, su disastri naturali di ogni genere e proporzione. Ma quello che ci importa è se potrebbe perlomeno esistere una cosa del genere. E la risposta veloce è no. La risposta più lunga è assolutamente no. Perché? Beh, per una semplice ragione. Quella che vedete qui è una rappresentazione puramente tecnica che serve per motivi pratici. Non abbiamo possibilità di illustrare il Sistema Solare in uno spazio tridimensionale e di solito le dimensioni di poster, fogli o lavagne sono relativamente ridotte, per cui si preferisce ordinare le cose perfettamente in questo modo. Ma di per sé non ha alcuna rilevanza. I pianeti davvero nel Sistema Solare non finiscono mai così. Inoltre, il Sistema Solare è ordinato non in due dimensioni, ma in tre dimensioni, il che significa che il Sole è orbitato dai pianeti, ok? Non tutti seguono però lo stesso piano identico. Ora, qui è in maniera esagerata, ma non tutti i pianeti davvero seguono, si orbitano perfettamente sullo stesso piano equatoriale del Sole. Questo comporta delle piccole differenze nel movimento orbitale dei pianeti, che per giunta sono anche ellittiche le orbite. Per cui tutto questo insieme comporta che non c'è mai un momento in cui tutti i pianeti sono perfettamente ordinati. Non solo, ma dal nostro punto di vista non potrebbero quindi mai essere perfettamente allineati uno dietro l'altro nel cielo della Terra. Ok? A livello pratico, parlando della vista dal punto di vista della Terra, sorge un altro problema: è tutto soggettivo. Noi potremmo anche vedere due pianeti allineati in congiunzione, si dice congiunzione più che allineamento in questo caso, nel cielo della Terra, ma non significa che per questo, visto da fuori dal Sistema Solare, questi due pianeti devono per forza essere perfettamente in linea o tutti quanti lo devono essere. Nella pratica, in realtà, ci sono dei momenti in cui tutti quanti i pianeti del Sistema Solare sono racchiusi in una regione più o meno ristretta, dal punto di vista della Terra. Okay? Una volta, per esempio, nel 1982, il 10 marzo del 1982, i pianeti del Sistema Solare, dal punto di vista della Terra, rientravano in circa 95 gradi e si vedevano tutti. E prima di questo, nel 1974, uscì un libro molto famoso, purtroppo, di due persone chiamate Gibrin e Plagman, che scrissero questo libro chiamato Jupiter Effect. L'idea che proponevano in questo libro era che l'allineamento planetario, che sarebbe avvenuto nel 1982 avrebbe portato a degli squilibri gravitazionali, perché le maree che generano i pianeti sul Sole avrebbero, poi causato degli effetti tali sul Sole che il Sole avrebbe aumentato enormemente la sua attività solare, e questo avrebbe portato a sua volta a squilibri geologici sul pianeta Terra e quindi avrebbe portato a terremoti e disastri di enormi proporzioni sulla Terra. Come potete capire, era enormemente esagerato e ha avuto un enorme successo, purtroppo. Nonostante poi nel 1982 non è successo nulla, questa bufala è rimasta ed è rispuntata fuori all'incirca verso la fine degli anni 90, per la fine del millennio, quando si parlava di un nuovo allineamento perfetto di tutti i pianeti, che non succedeva, perché non può succedere, però se ne parlava lo stesso, e tanti hanno campato con queste idee di disastri naturali per via di allineamenti planetari. Ok? Anche se ci fossero dei allineamenti del genere, però, ci sarebbero degli effetti o no? Beh,
Premettendo che le idee in Jupiter Effect sono assolutamente insensate, non c'è nessun modo però in cui può davvero succedere. Questo perché l'allineamento dei pianeti non comporta poi delle aggiunte gravitazionali notevoli. Sulla Terra la differenza sarebbe teoreticamente incredibilmente bassa, non si sentirebbe per niente. Ci sono degli effetti gravitazionali che si sentono sulla Terra, ma sono quelli del Sole e della Luna. E quando a volte la Luna e il Sole sono allineati in modo giusto, per cui l'effetto di marea della Luna si aggiunge a quell'effetto di marea del Sole, contemporaneamente portano a delle maree più grandi, che avvengono circa una volta ogni 2 settimane. Ma al di là di questo, non c'è nulla nel sistema solare che potrebbe influire sulla Terra in caso di allineamento. Detto questo, sul Sole potrebbero influire? No. I pianeti hanno una gravità che influisce sul Sole, ma in parte ovviamente minima, perché il Sole è enormemente più massiccio e grande rispetto agli altri pianeti, per cui non c'è un modo per influire così tanto sul Sole come dicevano Gibrin e Plajman nel 1974. Per cui, quando risentite quest'idea dell'allineamento planetario perfetto, ricordatevi di questo. Ma, come dicevamo prima, ci sono dei momenti in cui, per la grandissima gioia di astrofili e astrofotografi, i pianeti si incontrano dal punto di vista della Terra. Le congiunzioni astrali sono sempre bellissime. Ci sono momenti in cui si possono fotografare molto vicino nel cielo Marte, Venere, Giove, Saturno, la Luna, e queste sono sempre un'ottima scusa per uscire fuori e farsi una passeggiata sotto le stelle e fare delle belle foto. I momenti in cui succederà di nuovo saranno però molto rari, e il prossimo che ci toccherà sarà il 19 maggio del 2161, quando tutti i pianeti saranno visibili entro 69 gradi. Ovviamente le congiunzioni minori ce ne saranno tantissime, ci sono spesso congiunzioni di due o tre pianeti che si vedono insieme. Qui stiamo parlando però di tutti quanti i pianeti. Okay. Dopodiché ci sarà un'altra il 7 novembre del 2176. Quindi avvengono molto al di là nel tempo. La più ristretta che abbiamo mai avuto fino ad ora, da quando teniamo conti, è del 11 aprile 1128, in cui erano tutte a 40 gradi. Entro 40 gradi c'erano tutti quanti i pianeti. Ok? Questo è quanto. Ricordatevi che il sistema solare, quando lo vedete così, è semplicemente così per comodità: i pianeti sono sempre sparsi dappertutto e non sono mai allineati e non si trovano tutti alla stessa inclinazione, sullo stesso piano. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video. Come sempre, siete un pubblico meraviglioso. Grazie per le domande. Iscrivetevi per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, un abbraccio.